A Dall'Ara Valsecchi, Perticara per la seconda domenica di fila gioca a domicilio, ricevendo questa volta il Granata. In paio per i padroni di casa, punti preziosi per la lotta a salvezza. Il Granata è chiamato a rispondere dopo il capo inatteso con l'ultima della classe Poggio Berni. L'inizio è da shock per gli ospiti che con una dormita colossale mettono a Berardi nelle condizioni di calciare da posizione favorevole. Il numero 7 sporca la sfera mettendo a lato. L'inerzia dei padroni di casa prosegue, la punizione di Manenti viene sventata così da Venghi, tra l'altro ex portiere del Sant'Arcangelo Juniores. Le disattenzioni proseguono questa volta dalla parte opposta, quando da questo rilancio a Vernocchi non sembra vero di involarsi liberamente verso lo specchio della porta. Solo un super Balducci evita i gol del momentaneo vantaggio, ma l'attaccante si fa perdonare poco dopo, quando di testa sfona l'arma micidiale chiamato colpo di testa, potenza e rabbia in questo gol che non lascia scampo all'incolpevole Balducci. La risposta è perticare affidata a questa traversione a cura di Averardi, sporcato e messo in corner da Venghi, non senza difficoltà. Da punizione Boni scalda così i guantoni a Balducci, ma gli spazi sono enormi e quando Girardi cerca in mezza rovesciata di colpire, Venghi sembra battuto, ma la sfera si accomoda al lato. Il Granata non rimane a guardare, ma Stria Scodella, Stolfi chiama super miracolo Balducci su questa staffilata ravvicinata, sulla ribattuta a Ricci non riesce il tapin vincente. Nella ripresa a campi invertiti Vernocchi sfiora il raddoppio, Balducci risponde addirittura di Bakker, ma risulta monumentale. Lo stesso estremo di casa si specchia troppo quando complica la vita ai propri compagni. Bartoletti si fa rubar palla, Stolfi penetra in area di rigore e calcia a botta sicura. Il guantone del portiere basta e avanza per deviare la sfera sul palo. Parte opposta, gol sbagliato, gol subito. Averardi stoppa la sfera e piazza il pallone nell'angolo più lontano battendo Venghi. Tiro angolato con l'estremo ospite che non può fare davvero nulla. Il numero 7 è scatenato, questa volta servito sull'altro lato d'attacco, scarica il tiro in bocca a Venghi, che respinge come può. Sul ribaltamento lancia a cercare Mastia, perfetto inserimento in area avversa dell'ex Bellaria, che di testa trova i gol della domenica. Stile e tuffo perfetto, alzata di maglia ad indicare il numero del marcatore e via ai festeggiamenti, in questo caso meritati. Nel finale viene espulso erroneamente Fiori per il Granata, ma la partita non mostra più spunti degni di nota. Il Granata vola in classifica e affonda nel medesimo istante un Perticara generoso a cui non riesce proprio di subire un gol in meno degli avversari e segnarne magari un in più.